collega Valdegamberi, colleghi sottoscrittori di questa mozione, mi chiedo veramente se siate consapevoli di quello che chiedete, di quello che avete scritto in questa mozione. C'è una risoluzione dell'ONU, la risoluzione 68262 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'integrità territoriale dell'Ucraina del 27 marzo 2014, cosponsorizzata da 41 paesi, tra cui l'Italia, riconosce Crimea e Sebastopoli entro i confini internazionali di Ucraina e respinge la validità del referendum di Crimea. Ci sono stati morti, c'è una guerra in atto e giustamente Federica Mogherini, alto commissario dell'Unione Europea, ha detto che l'Unione Europea riconosce e continua a condannare questa violazione del diritto internazionale. Si tratta di una sfida diretta alla sicurezza internazionale, con gravi conseguenze per l'ordine giuridico internazionale che protegge l'unità e la sovranità di tutti gli Stati. Voi parlate di scelte scellerate, ma a mio avviso scelte scellerate irresponsabili non sono tanto quelle delle sanzioni, ma quanto quelle della violazione dei diritti dei cittadini, delle persone, dei popoli, degli stati. Quali sono i valori fondamentali della Regione Veneto? È vero, voi dite c'è la difesa dei prodotti veneti, ci sono le esportazioni, ma a mio avviso ce ne sono molti altri di più importanti. Per non parlare poi delle competenze che abbiamo noi in merito. Si è ricordato il danno economico subito anche dai nostri imprenditori, dai nostri cittadini del Veneto. Ma questi, cari signori, sono i primi che voi oggi con questa mozione, se la provate, prenderete in giro. Li prendete in giro, ricordatevi. Li prendete in giro perché con questa mozione non risolviamo niente. Questa è una risoluzione che è carta straccia. Quest'Aula non ha nessuna competenza. Non ha nessuna competenza. Ricordiamoci anche, tra l'altro, che è stato un missile terra-aria, un Buk russo, in mano ai separatisti, che ha colpito un volo della Malaysia Airlines, 283 passeggeri, 15 membri morti, 193 olandesi, 43 malesi, 23 australiani, 12 indonesiani, 10 del Regno Unito, 4 tedeschi, 4 del Belgio, 3 delle Filippine, 1 del Canada, 1 della Nuova Zelanda. E voi di fronte a questo dite che le sanzioni europee sono scelte scellerate? Vergognatevi, vergognatevi. Dico, perché prendete in giro, voi siete i primi a prendere in giro i nostri imprenditori, perché non è sicuramente con questa risoluzione, della quale non abbiamo competenza in merito, perché c'è di mezzo l'ONU, sono di mezzo l'Unione Europea, noi facciamo parte dell'Unione Europea. Ma la cosa peggiore... Valdegamberi, silenzio, per favore. La cosa peggiore di questa mozione, io spero veramente, mi appello a tutti i qui presenti, a quelli che magari hanno in mente anche di votare sì a questa mozione, la cosa peggiore è che se votate questa mozione violate la carta fondamentale della Regione Veneto, lo Statuto del Veneto, perché l'articolo 5 del nostro Statuto dice che la Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli. Ma ancora peggio, violate anche un altro articolo della nostra carta fondamentale del Veneto, la nostra carta magna, lo Statuto del Veneto, l'articolo 18. Signori, o in aula c'è tranquillità o sospendo la seduta. Internazionali. Che cosa dice questo articolo? Voi lo avete approvato, magari qualcuno nella precedente legislatura, ma ve lo siete già dimenticato? La Regione conforma la propria azione ai principi e agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, contribuisce alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea. Noi provvediamo all'esecuzione di questi atti, non facciamo degli atti politici contrari. Questo lo dice la nostra Carta dell'Unione Europea. Quindi, Valdegamberi, io spero veramente che questa ispirazione ti sia venuta magari davanti in osteria, davanti a qualche buon bicchiere di vino, perché è inaccettabile che in un'aula del genere siamo chiamati a discutere una cosa totalmente inaccettabile.